Una panchina in città simboleggia sua sorella Nunzia e tante donne vittime di violenze. Quando abbiamo parlato durante la fiaccolata dedicata a sua sorella, ha parlato del fatto che lei si sarebbe fatto portavoce di tante donne, soprattutto nelle scuole, per sensibilizzare quello che è un messaggio, per portare avanti un messaggio di non violenza. Sì. Stiamo organizzando, è difficile diciamo per quest'anno, ma con alcuni colleghi e con alcune associazioni stiamo cercando di organizzare diciamo quando prima possibile dei corsi proprio per sensibilizzare soprattutto nelle scuole, come dicevo, ho detto già altre volte, i bambini a rendersi conto di quello che è accaduto e nel ricercare il rispetto verso l'altro, verso l'altra persona. E quello che dicevo, la donna diciamo, deve volersi bene, perché nel momento in cui si vuole bene si ha il rispetto e si può pretendere il rispetto. Molte volte le donne non hanno rispetto e quindi non sono rispettate. Quindi rispetto, rispetto, rispetto e denunciare quando ci sono problemi che accadono in famiglia. Nunzia in questo momento sorride dalla sua e sta pensando a tante donne che come lei magari sono state vittime di violenza. Mi fa rabbia pensare a mia sorella in questo momento che non c'è più e vederla su una panchina come simbolo, però che questo, diciamo, questa tragedia non sia vana diciamo, per tante altre donne che capiscono che l'importanza di parlare e di denunciare quando anche un semplice schiaffo o qualcosa, ma di denunciare perché non devono accadere. No? Presidente, questa mattina in Piazza Amabile un doveroso riconoscimento con una panchina rossa che in questo momento sta diventando il simbolo delle donne che subiscono violenza o donne uccise, purtroppo i dati sono allarmanti e preoccupanti. Frida in prima fila in questo caso. Sì. Innanzitutto oggi diciamo, abbiamo colto l'occasione dell'8 marzo proprio per ricordare questo violento femminicidio che è accaduto a Cava, però dobbiamo dire che questo diciamo, è un qualcosa che si sta svolgendo a livello nazionale. Molti comuni dell'Italia hanno pensato diciamo, a questa iniziativa e quindi noi ci siamo diciamo, un po' abbiamo voluto dare un messaggio attraverso questa panchina anche a Cava dei Tirreni, visto l'evento accaduto e anche per ricordare che ci sono tante donne vittime di violenza e noi proprio come centro antiviolenza possiamo diciamo, testimoniare questo perché pensi che noi già questa settimana abbiamo risposto a 3 richieste di aiuto, il che in una settimana non sono poche e quindi questo dato ci deve far molto riflettere. No? Gertrude, è doveroso parlare di 8 marzo ma doveroso anche di parlare di oltre l'8 marzo, oggi un incontro a Palazzo di Città per centrare l'obiettivo di parlarne sempre. Certo, noi infatti il titolo la dice lunga, oltre l'8 marzo. E noi vogliamo ricordare oggi, perché noi diciamo che la festa della donna in realtà non è nessuna festa, anzi, quindi noi oggi pomeriggio ci fermeremo a riflettere e a pensare, quindi con un dibattito e con una piccola pista teatrale, proprio dove andremo a lanciare dei messaggi e a far riflettere. Era un gesto dovuto da parte dell'amministrazione, sentito, e quindi sono orgogliosa che Cava dei Tirreni possa avere un luogo dove poter ricordare non solo Nunzia ma tutte le donne che purtroppo subiscono violenza. E diciamo che questo è un percorso, non è un qualcosa fine a se stesso oppure che si limita alla giornata dell'8 marzo. E non a caso abbiamo voluto farlo dinanzi ad un plesso scolastico con i bambini, con la loro partecipazione, perché credo che per combattere l'indifferenza bisogna partire soprattutto dal dialogo con i bambini, quindi è da loro che dobbiamo, è con loro che dobbiamo ripartire. L'amministrazione comunale è stata travolta da questo evento, come tutta la comunità, e abbiamo cercato di accompagnare l'emozione della comunità nella fiaccolata. E adesso il discorso deve continuare, deve cominciare nelle scuole. Oggi al comune è un altro passaggio importante, perché si cercherà di far capire perché c'è la giornata internazionale per le donne, non è la festa della donna, è per ricordare un altro evento luttuoso. E lo farò aiutata dalle donne di tutte le associazioni del territorio. Pietro oggi ha letto una bellissima poesia in onore di quella che è stata il ricordo per Nunzia Maiorano e per tutte le donne vittime di violenza.
Sì, oggi non è solamente il giorno delle donne, oggi è proprio un giorno molto particolare per la cittadina di Cava dei Tirreni, il quale mesi passati ha perso una donna esemplare, una mamma esemplare, una zia esemplare, Nunzia Maiorano, che sicuramente ha avuto attimi di violenza. E noi cerchiamo di non dimenticare queste cose, perché la cittadina perde sempre un pezzo di sé.